Ora siamo arrivati al bivio. Noi proseguiremo verso Gisman, che è un borgo veramente super piccolo, ci abitano 11 persone. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una bellissima giornata, come potete vedere alle mie spalle, c'è un bellissimo sole, fa anche abbastanza caldo, quindi direi che è la giornata perfetta per tornare su Arenon. C'è un bellissimo sole, soprattutto rispetto a ieri, ovvero il video che abbiamo pubblicato settimana scorsa. Esatto, quando eravamo in Barridanna, che abbiamo preso tanta di quell'acqua mai vista. Oggi però siamo asciutte. Estive. Arrivate alla stazione a valle del Corno del Renon, ormai è casa nostra, siamo qua tutti i weekend. Magari fosse casa nostra Arrivate ovviamente davvero. con l'autobus. Esatto, infatti abbiamo preso da Rencio fino all'autostazione di Collalbo, l'autobus numero 165, per poi fare il cambio di 4 minuti super precisi e arrivare fino a Trevie, quindi dove siamo adesso, quindi con l'autobus numero 166. E come sempre vi ricordo che tutti gli orari degli autobus e anche dei treni in Alto Adige li trovate sia sul sito che sull'app, che vi lasciamo qua per farvi vedere un attimo la panoramica di come funziona, che è molto comoda, e segno anche eventualmente ritardi e anticipi. Alle mie spalle rifugio Corno di Sotto ad un'altezza di 2044 metri di altitudine. Adesso proseguiremo un po' e prenderemo il sentiero numero 2A per fare un giro inedito, quindi state connessi. Proprio davanti alla Feltrunner Route che vedete qua alle mie spalle c'è una piccola deviazione, quindi inizia il sentiero numero 2A che ci porterà poi verso Madonnina. Quindi adesso scenderemo un po'. Il sentiero non è adatto alle mountain bike, quindi solo appunto per chi fa trekking. La cosa positiva è che siamo solo noi, come tutte le volte, quindi ottimo così. Adesso stiamo percorrendo il sentiero numero 2A, che come potete vedere alle mie spalle è abbastanza stretto ed è tutto nel bosco, quindi anche in estate col sole, secondo me qua si riesce a respirare un pochino di più. È molto carino, è tutto nel bosco, c'è un po' di arietta fresca, quindi si sta super bene. E arriveremo fino a Gisman. Tempo di percorrenza ve lo sapremo dire a breve, sarà circa un'ora, un'ora e mezza massimo. Ed ovviamente tutto in discesa, perché siamo partiti dai 2000 passametri di Cima Lagonero, e poi arriveremo giù a Gisman, che è sui 1500-1700. Ogni tanto ci sono degli spiragli di sole che non ci abbattono, anzi, per essere il 16 di giugno comunque ci sono 20-22 gradi, quindi si sta anche super bene come temperatura. Quindi va bene così, proseguiamo per questa discesa. Oggi relax. Oggi siamo anche in compagnia di una coppia di amici e anche una coppia di cani, tra cui un husky che si è preso super bene in questa zona, ovviamente. Ed è super bello perché poi qua si apre proprio tutto il paesaggio e Renon, secondo me, è un paradiso per qualsiasi sport, bici, trekking, con bambini, con animali. Ora siamo arrivati al bivio. Noi proseguiremo verso Gisman, che è un borgo veramente super piccolo. Ci abitano 11 persone, 3 famiglie se non sbaglio, ed è anche la frazione del Renon che si trova più in alto. Quindi andremo a vedere com'è perché siamo molto molto curiosi. Ora siamo in questa zona dove ci sono un sacco di mucche e poco posto per mangiare perché ha piovuto fino a ieri, quindi è un po' tutto bagnato. Ora stiamo cercando un posto dove andare a fare pranzo. Qui a Renon le stagioni cambiano sempre perché siamo scese dalla funivia, era un po' coperto, faceva quasi freschino. Adesso c'è sole, non so se si vede bene dall'inquadratura. C'è sole, fa caldo, siamo in questo grandissimo spiazzo, c'è un'umidità assurda in questo momento. Però sì, sembra che le stagioni continuino a cambiare nei nostri video, ma in realtà il giorno è sempre lo stesso, non abbiamo fatto tagli e cucci di nessun tipo. Oggi finalmente posso dire che la stagione invernale è conclusa perché fino alla settimana scorsa ovunque andassimo trovavamo neve da qualche parte. Invece per la prima volta possiamo dire che l'estate è iniziata anche qua a 2200 metri e sono contenta perché le giornate sono più lunghe, si può camminare di più, anche se qua comunque ancora un po' più quasi come se fosse primavera, infatti ci sono sui 15-18 gradi. E super super
top come temperatura. Ora cerchiamo un attimo di geolocalizzarci. Cosa abbiamo alle tue spalle? Qui abbiamo la Val Sarentino, che credo, ma lo dico con le pinze, si potrebbe raggiungere scendendo qua da Renon, ovviamente. Ci informiamo prima di dirvelo. Ci informiamo, esatto. Noi non andremo lì, torneremo al parcheggio per andare poi col bus a casa. E comunque una cosa che mi fa molto ridere è che io sento sempre le persone che magari fanno giustamente l'abbonamento ai bagni, quelli in spiaggia, quelli balneari per andare a nuotare, e noi invece la funivia. Quindi è un'alternativa che non si sente spesso, ma una buona alternativa, credo. Beh, diciamo che è un punto di vista diverso, cioè ci mettiamo mezz'ora ad arrivare alla funivia del Renon, sul corno del Renon, perché sì. Non fare l'abbonamento, direi io. Esatto. No? Poi col prezzo che è, abbiamo speso 74 euro per 6 mesi, quindi lo useremo spessissimo. Prezzo residenti, ovviamente, se no è qualcosina in più. Sì. E giusto per fuggire ai 40 gradi che ci saranno ad agosto a Bolzano, quindi direi che miglior scelta non c'è. No. Però scusami, non puoi dire queste cose perché noi abbiamo anche il laghetto di Costa Lovara. È vero, siamo andati l'anno scorso, qua a Renon c'è un laghetto che comunque è balneabile, ha una delle acque più pulite d'Italia, e balneabile, piccolino, carino, lì veramente fresco, quindi alternativa alla funivia del Renon è il laghetto di Costa Lovara, abbiamo tutto. Infatti a Renon c'è tutto, quindi direi che ecco perché è il mio altopiano preferito, giusto? Giusto. Ora stiamo ancora proseguendo per il sentiero 2A, ecco qua la traccia del nostro cammino, e siamo passati dalla parte nel bosco a tutta la parte, diciamo, di proprio vero e proprio altopiano, quindi qua c'è direttamente tutta la distesa di prato, un sacco di mucche e tanto caldo, però la vista merita comunque. Ora stiamo percorrendo un bellissimo sentiero nel bosco che ci condurrà proprio a questo piccolo borgo, e oggi tutta discesa, oggi Sara è contenta perché non c'è dislivello praticamente, e visto che ieri, e per chi se lo è perso il video della scorsa settimana, abbiamo fatto un bel po' di fatica, quindi oggi abbiamo detto prendiamocela con calma, facciamo una passeggiata con amici, quindi adesso arriveremo a breve. Ora siamo sul sentiero 2A, adesso deviamo da questa parte per il sentiero numero 2. Esatto. Esatto, adesso arriveremo appunto a questo agglomerato di case, molto molto piccolino, dovrebbe esserci una chiesa e basta, nessun tipo di supermercato, negozio, niente. Da lì andremo direttamente poi alla stazione a valle della funivia del Corno del Renon in circa un'oretta, più o meno. Sono arrivate. Fa anche un bel po' caldo. Ora vi diamo giusto qualche info su questo piccolo villaggetto. Alle mie spalle vedete una casa. E abbiamo fatto tutto un sentiero nel bosco per la prima parte e poi adesso si apre un po'. Ora siamo nella silenziosa piccola Gismon, che è una piccolissima frazione del Renon, che vanta 11 abitanti ed è a un'altitudine di 1590-1600 metri di altitudine sul mare, ed è bellissima, è di una pace, tranquillità, di un silenzio. Infatti parlo piano perché non voglio rovinare questa quiete. Esatto, nonostante questo abbiamo comunque esattamente qua vista. Una fermata dell'autobus anche, quindi per chi ci abita è veramente comodo anche scendere a valle. Potremmo farci un pensierino magari, no? Direi. E c'è anche una curiosità su questo piccolo territorio che è legato alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti nell'inverno del 1944, proprio in un piccolo maso qua del piccolo villaggio di Gismon, viene attrezzato un nascondiglio segreto proprio per Mussolini e la Petacci. Questa fu un'opera che in realtà non venne mai utilizzata, quindi rimase comunque un'opera costruita ma mai utilizzata da Mussolini, e venne costruita grazie al militare tedesco nato proprio sul Renon, che negli anni della Repubblica Sociale era proprio guardia del corpo e uomo di fiducia di Claretta Petucci, ovvero l'ufficiale di collegamento tra il duce e i gerarchi nazisti. E per la fermata dell'autobus è obbligatorio prenotare il giorno prima. Esatto, ovviamente è un luogo molto molto remoto, quindi ci sta che non vengano tutti i giorni, però è veramente bellissimo, c'è anche un piccolo maso qua, quindi super bello per una vacanza rilassante. Se abitassi qua lo prenderei ogni giorno l'autobus. Nel frattempo io ho trovato la mia futura casa. È veramente un posto bellissimo, davvero super. È anche la frazione più alta del Renon, di tutta diciamo la zona comunale proprio del Renon. E è perfetta questa super casa. Super rilassante, è davvero bellissimo.
Ora abbiamo trovato questa baita che si chiama letteralmente baita di Manuela. E tutta una voglia di dolce, quindi mi sa che faremo tappa qua. Siamo veramente in mezzo al nulla, l'abbiamo notata proprio all'ultimo. Però sembra super carina, vediamo cosa offrono. Ora siamo praticamente arrivati alla stazione a valle della funivia del Corno del Renones. Mancano ancora circa 900 metri. Tappa alla baita di Manuela, molto molto azzeccata. Abbiamo preso succo di mela, succo di ribes e poi una buonissima torta all'albicocca. Confermo. E al grano saraceno. Quindi ottima tappa, un po' in mezzo al nulla ma veramente bella, aperta anche d'inverno, super notazione anche l'estate, quindi un'ottima pausa merenda. Adesso siamo praticamente arrivati, giro molto bello da fare anche in autunno, secondo me merita un sacco come paesaggio. Torneranno altri video e noi ci vediamo il prossimo martedì, iscrivetevi, commentate, mettete like, alla prossima. E ci vediamo settimana prossima, ciao!